Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana, a cura ovviamente della redazione di RTV 38. In primo piano gli stati generali della salute in Toscana, con l'evento organizzato proprio dal Consiglio regionale con la presenza pure del Ministro della Salute Roberto Speranza. Il documento finale degli stati generali della salute è stato poi approvato dall'Assemblea Toscana a maggioranza. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la risoluzione della Commissione Sanità riguardante i principali obiettivi delle politiche per la salute della Toscana a seguito della consultazione pubblica degli Stati Generali che lo scorso lunedì 13 giugno si sono svolti a Firenze alla presenza del Ministro della Salute Roberto Speranza. L'atto di indirizzo è stato approvato con 23 voti a favore e 15 contrari. Io sono orgoglioso della nostra sanità, della sanità toscana, un modello per tante altre regioni. Sappiamo che abbiamo fatto un bel pezzo di strada importante, ma dobbiamo lavorare per investire in nuove tecnologie, investire in nuovo personale, abbiamo bisogno di nuovo personale, costruire un modello dei piccoli ospedali, perché nel futuro abbiamo sempre più bisogno di territorialità, ma ripensando il modello degli ospedali di prossimità. E poi gli investimenti sulle case della salute, sul territorio. Non basta con le risorse del PNRR costruire le infrastrutture, ora serve riempire quelle infrastrutture di servizi ai cittadini, perché abbiamo un grande e unico obiettivo: offrire lo stesso livello di servizi sia chi vive in un piccolo borgo delle montagne toscane sia chi vive in una grande città della Toscana. È una sfida non semplice, ma è una sfida che si può vincere tutti insieme. E il Consiglio regionale farà la sua parte, ha dato dei tempi alla Giunta e insieme proveremo a costruire la sanità del domani. Ma allora, il percorso è stato importante per rimettere in fila una serie di obiettivi rispetto al futuro del sistema delle politiche per la salute. La sintesi è complessa, siamo arrivati a 45 pagine di risoluzione. Se volessimo proprio essere stringati, diciamo che sicuramente un elemento essenziale è il personale per il funzionamento del servizio sanitario regionale, che c'è bisogno di un maggiore spazio di superamento dei limiti di assunzione, un maggiore spazio e valorizzazione del personale stesso, la necessità di affrontare in maniera più olistica, a 360 gradi, le politiche per la salute, quindi tutto ciò che determina e incide sulla salute dei cittadini, e poi la conferma del sistema di governance che si basa sulle tre grandi aziende della Regione Toscana, ma con la necessità di andare a rivisitare da una parte la governance interna, dall'altra aumentare il ruolo, la funzione, le risorse a disposizione dei territori, rendendo la società della salute obbligatoria in tutte le zone distretto. Poi ovviamente abbiamo affrontato il tema dell'emergenza urgenza, evidenziando la necessità di un'omogeneizzazione a livello regionale. Sul tema del sociale, fra le varie cose, la necessità di implementare il modello di inclusione di tutte le persone della nostra comunità con progetti personalizzati, e ovviamente il tema della non autosufficienza come elemento centrale sul quale che è una delle più grandi sfide nazionali, ma sicuramente anche di una regione che è abbastanza avanti con l'età come la Toscana. Questi sono solo alcuni aspetti toccati nella risoluzione sui quali sia il Consiglio che la Giunta dovrà lavorare nei prossimi anni di mandato. Siamo soddisfatti del lavoro svolto, purché non rimanga soltanto un libro dei sogni, nel senso che è importante che venga attuato quanto c'è scritto. Sinceramente non ci sono delle premesse tanto attendibili se l'assessore e la giunta sull'emergenza urgenza, per esempio, hanno fatto delle cose che io le ho lette sui giornali. Quindi questa cosa qui spero tanto che possa essere rivista. Al momento della risoluzione del voto dipende. Noi non abbiamo votato in commissione la risoluzione. Se si voterà per temi, sicuramente ci saranno dei temi a cui noi abbiamo partecipato con grande enfasi e attenzione, che voteremo favorevole. Per esempio sulle maxi ASL noi non siamo favorevoli,
La sanità toscana deve innanzitutto avere una medicina territoriale completamente diversa dall'attuale, e va bene che il PNRR dia soldi per costruire le case di comunità, ma queste case di comunità sono fisiche, noi dobbiamo inserirci dentro dei medici, quindi il PNRR manca dei soldi per metterci dentro i medici, quindi o li troviamo o se no saranno cattedrali nel deserto. Intanto ci sentiamo di dire che non ci è piaciuto per niente l'imbarazzante teatrino del Partito Democratico con l'ospite di lustro Speranza, che appartiene a un partito di cui non mi ricordo sinceramente nemmeno il nome, ma è stato un teatrino con la sfilata di politici del PD. Tra le varie cose, Speranza, il ministro, sbaglia gravemente quando ritiene e dice, tra l'applauso tra l'altro dei presenti, che mi ha preoccupato essendo tutti addetti ai lavori, che il problema della sanità è avere poche risorse. Non è vero assolutamente niente. Il problema della sanità è un sistema che è strutturato male, un sistema che è concepito come 100 anni fa, e con regole di 100 anni fa non si può far fronte ai problemi e alle criticità di 100 anni dopo. Quindi non è vero quello che dice il ministro Speranza tra gli applausi del pubblico ammaestrato, che c'è soltanto un problema di risorse economiche. Tra l'altro, quello che dovrebbe mettere le risorse economiche è proprio lui. In realtà la sanità ha un problema anche di risorse economiche, ma non è il problema più grave, ha un problema di struttura del sistema. Quando vediamo nelle stesse aziende ospedaliere, Cisanello per fare un nome, tre unità operative, tre primari, tre strutture di cardiologia, e il problema è lì. Lì sono i gravi danni della sanità toscana, perché si risponde non alle esigenze dei pazienti, ma alle esigenze di tre amici che si devono nominare primari per poter avere tre clientele differenti. È lì che c'è il male della sanità toscana, è lì che ci sono gli sprechi. Quindi la sanità toscana ha bisogno di spendere bene i soldi, non di spenderne di più, perché se gli si dà più soldi non vorrei che a Cisanello venisse fuori il quarto reparto di cardiologia, che va a danno dei pazienti e a danno della Toscana. Ma credo che i dati e questo lavoro di ascolto dimostra che la riforma che abbiamo fatto nel 2015 è una riforma giusta, corretta, un grande lavoro di lungimiranza che ci ha fatto trovare pronti con la pandemia. Adesso c'è una stagione nuova, tante risorse, bene sono a dire, quindi buoni investimenti sul territorio. Mi verrebbe anche da chiedere al Ministro come mai però nello stesso tempo non si sono voluti accogliere le risorse del MES che noi chiedevamo con forza. Sarebbero state ulteriori risorse e oggi con i tassi di interesse crescenti sarebbero stati investimenti straordinari, saremmo potuti ancora crescere in termini migliori sulle infrastrutture e soprattutto sul personale, quindi il rischio è che poi manchi ancora risorse sul personale. Comunque noi diamo un sostegno al fatto che la riforma del 2015 debba proseguire, e quindi questi stati generali della salute dimostrano che quello fu un lavoro positivo, che peraltro io ho coordinato da Presidente della Commissione Sanità. I conti sono in equilibrio, questo è un dato positivo, avevamo chiesto anche in questo caso di fare degli storni di fondi, così come avevamo chiesto noi a inizio anno, si è verificato, non servivano manovre aggiuntive per mettere in equilibrio i conti della sanità, eravamo convinti e i dati anche in questo caso ci hanno dato ragione. È stato un lavoro consistente e importante perché ha fotografato lo stato dell'arte della sanità toscana, che ha attraversato l'ondata del Covid con difficoltà che non erano certamente prevedibili prima che appunto si verificasse questo evento che ha colto tutti di sorpresa, compresa l'OMS. Sicuramente è servito ad attirare l'attenzione sulle criticità della sanità toscana che noi nella scorsa legislatura più volte abbiamo fatto presenti, ma che sono state probabilmente sottovalutate e che adesso sono emerse in tutta la loro gravità. La prevenzione, la sanità territoriale e la prevenzione anche per quanto riguarda la salute mentale, specialmente dell'infanzia e dell'adolescenza, il cercare di evitare a tutti i costi lo slittamento dalla sanità pubblica alla sanità privata. La tutela degli operatori sanitari sono tutti aspetti che finalmente hanno trovato il loro focus e che noi sottolineeremo fortemente nel nostro intervento, perché sono sempre stati il nostro focus che abbiamo avuto come Movimento 5 Stelle nazionale e regionale. Ed è arrivato l'ok a maggioranza anche per quanto riguarda il piano delle società partecipate sul fronte della razionalizzazione. Un sì, quello dell'aula di Palazzo del Pegaso, arrivato tra le polemiche da parte delle opposizioni che hanno sottolineato numerosi aspetti che secondo loro non vanno.
Con 21 voti a favore e 12 contrari, l'aula di Palazzo del Pegaso ha approvato il nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate, che prevede la cessione del pacchetto di maggioranza di Fidi Toscana in modo da assicurare il controllo delle società entro febbraio 2023. Noi siamo molto preoccupati per quello che vediamo come un conservatorismo della giunta regionale, che è in grado di dire tutto e il contrario di tutto e poi in realtà rimane sostanzialmente ferma, e questo ci preoccupa proprio per lo stato di cose che abbiamo in Toscana. Guardiamo le partecipate, il tema della partecipate e soprattutto Fidi Toscana. In campagna elettorale si dice che si vuole rendere interamente pubblico il capitale di Fidi. Ora si fa questo cambiamento repentino e veramente drastico di linea e si mettono le azioni di Fidi sul mercato. Ci domandiamo quale sarà il soggetto imprenditoriale in grado di mettere 20 milioni di euro per una società che farà soltanto garanzie di gestione delle garanzie. Ecco, sostanzialmente noi siamo molto perplessi che possa andare avanti una situazione del genere e che possa esserci un futuro roseo per Fidi Toscana. Sviluppo Toscana dovrà essere invece la società che prenderà il posto di Fidi, e abbiamo anche delle perplessità per quanto riguarda anche la partecipata di Internazionale Marmi e Macchine di Carrara, proprio perché ci sono degli scostamenti significativi rispetto al piano industriale 2021-2024. Il voto di Fratelli d'Italia sul piano di razionalizzazione delle aziende partecipate della Regione Toscana è stato un voto contrario e semplicemente motivato da due aspetti che non ci convincono per niente. Il primo è la totale discrezionalità lasciata alla Giunta e ai soci privati di valutare le eventuali offerte che potrebbero arrivare per l'acquisizione di Fidi Toscana. Non c'è scritto da nessuna parte un criterio oggettivo finanziario in base al quale un'offerta dovrebbe essere valutata congrua o meno. È lasciato tutto alla discrezionalità. E permettetemi, la giunta regionale due anni fa, la giunta in pectore, sosteneva la necessità di trasformare Fidi Toscana in una società in house, un anno dopo è arrivata dicendoci che la vuole vendere. Non mi sembra che abbiano proprio ben chiara la rotta da seguire, così tanto da poter rilasciare la discrezionalità di valutare le offerte. Il secondo aspetto è che vi è un tecnicismo in uno degli allegati che prevede la vendita di un pacchetto di azioni di maggioranza, di un pacchetto di maggioranza misto pubblico-privato, nel quale la Regione si riserva di avere un minimo del 10%. Questo tradotto che vuol dire? Vuol dire che noi potremmo arrivare a vendere sì il 50, il 60, il 70, l'80% di Fidi Toscana, ma la Regione venderne soltanto un 10%. Certo è che mentre con l'operazione di Fidi in House le risorse per questa operazione erano certe, oggi noi facciamo un salto nel buio. Anche la prospettiva di sviluppo Toscana, che dovrebbe essere rafforzata come agenzia di sviluppo, oggi è totalmente piena di interrogativi. Tra l'altro interrogativi che sono riproposti anche con forza negli stessi atti della Giunta, nelle stesse osservazioni che sono state fatte ai piani industriali. C'è un cronoprogramma che noi riteniamo presenti forti, non dico lacune, ma quantomeno delle forti discrasie. Un piano industriale di Fidi Toscana che dovrà essere ancora approvato, un CDA chiamato a ridurre i costi. È una situazione estremamente complessa che dovrebbe vedere forse anche un maggior coinvolgimento del Consiglio regionale. La sensazione invece è che molto spesso alcune decisioni, soprattutto quella che riguarda le possibili manifestazioni di soggetti privati che dovrebbero diventare soci di maggioranza di Fidi Toscana e quindi anche rilanciare la società, ad oggi non si vedono, quindi tantissimi interrogativi. Il problema rimane che oggi abbiamo una società che continua però a richiedere esborsi di risorse pubbliche, quindi tempi e modi ci lasciano fortemente perplessi. Questi dunque i temi principali delle ultime sedute del Consiglio regionale della Toscana. L'appuntamento ovviamente per la prossima settimana sempre su RTV 38 con la voce del Consiglio. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento. Arrivederci.